C'è una legge precisa, la numero 221 del 2015, da ieri è in vigore e prevede multe fino a 150 euro per chi abbandona rifiuti di piccolissime dimensioni come scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare. La sanzione può arrivare anche a 300 euro nel caso dei mozziconi di sigarette. La legge prevede inoltre che i comuni installino appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi e dei prodotti da fumo. Ero colpito sempre noi, sia per quando buttiamo le sigarette giù, che non è regolare, vabbè, perché noi siamo un paese incivile. E numero due, anche perché il comune che si deve attrezzare a mettere anche i posacenere con la sabbia e tante altre cose. Però comunque alla fine chi colpisce lo Stato italiano è sempre al piccolo. Secondo me è una cosa che dovevano fare parecchi anni fa, non adesso. Ci hanno pensato un po' con un po' di ritardo. Sono d'accordo, solamente che bisognerebbe mettere più contenitori in modo che uno lo butta per terra. E dove li devono buttare queste cose? Fa bene fumare. Ma tu le cicche dove le butti? Dove capita? Cogliere in flagranza di reato è davvero difficile. L'incentivo per provare a far rispettare la legge però c'è. Il 50% degli introiti delle multe andrà al comune e possono essere destinati all'acquisto di portaceneri, alle campagne di informazioni anticicche e alla pulizia del sistema fognario.